arrivato marzo. E secondo voi, come mai, nonostante faccia ancora freddino, stiamo iniziando ad odiare il nostro guardaroba invernale? Perché non vediamo l'ora di indossare le nuove tendenze. Ecco quindi le 10 tendenze moda per questa primavera estate 2017. Le maxi maniche. Lunghe a campana, sbuffo, a palloncino, over, con volant, talvolta anche esagerate. Lasciamo al nostro lui le camicie maschili che gli avevamo rubato e mettiamo da parte quelle dal taglio classico per fare spazio a camicie con le maxi maniche. Da indossare però con cautela nel caso del pranzo della domenica, se non si vuole rischiare di fare tutta la scarpetta. Visci, tornano di moda, e quando mai se ne sono andati, i quadretti, molto bon ton, molto romantici, quasi bucolici. Non solo sui grembiuli, ma anche su top, camicie, shorts, pantaloni e gonne, tanto tanto altro, sul nero, sul rosso e anche sull'azzurro. Rouge e volant. Frivolezza, dateci della frivolezza, quantomeno sul vestiario. Questa primavera estate 2017 indosseremo rouge e volant su pantaloni, pantaloncini e anche sulle minigonne. È una tendenza che ci piace tanto perché sta bene alle magre che vogliono aggiungere un po' di volume, ma anche a tutte coloro che vogliono nascondere qualche centimetro in più. Basta indossare rouge e volant sui punti giusti per compensare. Il giallo. Anche se Pantone ha proposto il Grenery, la moda ha risposto con un giallo vitaminico, energico, strasolare, una sferzata di positività e allegria da indossare in total look, se se ne ha il coraggio e anche l'occasione, ma anche solo sugli accessori. Monospalla. Scenografico e sexy al punto giusto, l'abito o il top monospalla sarà un vero e proprio must. Trasparenze e lingerie in vista. Se la scorsa bella stagione ci avevano insegnato a portare i bralette, crop top sopra t-shirt basiche o stampate e addirittura sopra le camicie, questa primavera estate 2017 la lingerie tornerà al posto giusto. L'importante però è che si veda tramite scollature ma anche trasparenze. Il rosa schiapparelli, shocking, brillante, solo un po' meno intenso del fucsia, dona a tutte e a tutte le età. La vera chicca, abbinarlo al rosso, stanno benissimo insieme, provare per credere. Il trench, comodo, versatile, signorile e anche utile. E quando una tendenza è utile ci piace due volte. La versione in beige è uno dei pezzi chiave del guardaroba primaverile e anche autunnale di un armadio che si rispetti. Vale quindi la pena spenderci un pochino più del solito, visto che è una tendenza che non uscirà mai, mai, mai dalle scene. Il corsetto, tortura o vezzo? Trascurando gli aspetti storici di questo accessorio, gli scatti delle reginette del web e gli shop delle principali catene commerciali testimoniano la volontà di riportare in auge il corsetto. In versione estetica e non correttiva, stringe il punto vita e solleva il seno. Da portare quindi con ironia non solo sopra t-shirt e camicie, ma anche maglioni e capottini. Il tailleur, per l'ufficio, le cerimonie o anche per la laurea, sofisticato e chic, mai come quest'anno sarà facile trovare il tailleur più adatto alla propria fisicità e al proprio incarnato. Lasciami un like se vuoi un video su come scegliere i colori più giusti. Spero che questo video vi possa essere utile, se vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like. Nell'info box ho inserito tutti i link dei capi e degli accessori di cui abbiamo parlato. Se non volete perdervi nessuno dei miei outfit quotidiani mi potete seguire su Instagram e su 21 Buttons come Ele Petrella. E speriamo che la primavera inizi presto.